intercettazioni sciocche dei carabinieri arrestati in Lunigiana. Nell'ambito dell'indagine della procura di Massa, dopo l'arresto dei quattro agenti, emergono conversazioni scandalo animate da violenza e odio razziale. La classe media toscana a rischio povertà. Secondo il rapporto sulla povertà della regione, cresce il numero di chi, per colpa del lavoro precario e redditi bassi, non arriva a fine mese. Andato in scena il Polimoda Fashion Show 2017, la sfilata conclusiva degli studenti del famoso istituto di moda fiorentino, avvenuta nella cornice della 92esima edizione di PT Immagine Uomo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca e con le intercettazioni shock dei carabinieri arrestati in Lunigiana. Nell'ambito dell'indagine della procura di Massa, dopo l'arresto dei quattro agenti, emergono conversazioni scandalo animate da violenza e odio razziale. Sentiamo. Nuovi agghiaccianti dettagli emergono dall'inchiesta realizzata dalla procura di Massa, che ha visto protagonisti nove carabinieri della Lunigiana, sottoposti a misure cautelari per i reati di falso e lesioni. Un'indagine partita 7 mesi fa, nel febbraio scorso, a seguito di una denuncia presentata da un cittadino italiano e tesa a smascherare presunti abusi e illegalità commessi dagli agenti all'interno delle caserme della Lunigiana. Ebbene, a 2 giorni dall'arresto di 4 carabinieri e l'allontanamento dalla provincia di altri 4, saltano fuori fiumi di conversazioni sciocche realizzati dagli stessi agenti in servizio nella caserma di Aulla. Parole forti, atroci, che compromettono definitivamente la posizione dei militari. Profugo, ti do una randellata nel muso se non stai zitto. E ancora, lo abbiamo preso, lo saccagnavamo di botte perché non voleva entrare in macchina, quante gliele abbiamo date. E infine, se i nostri vertici volessero veramente che smettono con i furti, ci danno carta bianca, tu nel giro di un mese debelli il 90% delinquenti, guarda, anche senza uccidere, tutti i marocchini che ci stanno qua, che spacciano, li prendi una volta al giorno, li carichi in macchina e li gonfi di botte. Intercettazioni scandalo rilevate grazie ad una serie di microspie piazzate nelle auto di servizio, parole che testimoniano gli spregevoli comportamenti tenuti dagli indagati. L'inchiesta documenta infatti la presenza di decine e decine di reati, fra cui 5 pestaggi ai danni di un clochard polacco e di alcuni immigrati nordafricani. Lo stesso GIP, Ermanno De Mattia, ha sottolineato la forte propensione alla violenza e all'odio razziale che caratterizzava molti degli indagati, capaci, quando si trovavano a interagire con extracomunitari o con persone socialmente emarginate, di perdere qualsiasi capacità di autocontrollo. E adesso voltiamo pagina. La classe media toscana infatti è a rischio povertà. Secondo il rapporto stilato dalla regione, cresce il numero di chi, per colpa del lavoro precario e dei redditi bassi, non arriva a fine mese. Sentiamo. Sono 120.000 i toscani e 53.000 le famiglie in povertà assoluta, cioè senza reddito o in condizione di non autosufficienza economica, un dato quasi doppio rispetto ai livelli pre-crisi che esce dal rapporto sulla povertà dell'assessorato regionale al welfare e dell'osservatorio per il sociale della regione toscana presentato a Firenze. La povertà erode anche la classe media e si allarga la cosiddetta zona grigia, con il 5% dei toscani con ISEE sotto i 6.000 euro all'anno, e ora la regione annuncia un nuovo piano per affrontare l'emergenza. Sono azioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti con fragilità, delle persone con disabilità, progetti rivolti all'inclusione scolastica delle persone in condizioni di povertà. Il rapporto registra forme di povertà nuove rispetto al passato, o meglio di impoverimento, che rende la vita difficile a pezzi di società che fino a poco tempo fa ne erano immuni. Oggi non basta avere un lavoro per non essere poveri, oggi un lavoro precario, saltuario, non adeguato come remunerazione al trend della vita ci fa vivere una situazione di povertà. Una povertà che ha allargato molto la sua fascia anche tra quelli che stentano a trovare il necessario, quindi una povertà assoluta. La soluzione sta anche nel contributo che la società civile può dare nel sostegno ai nuovi poveri. Bisogna raggiungere le persone e raggiungerle con un micromanagement che vada fino a ogni persona, e quindi in questo senso ci vuole un lavoro di rete che applichi le leggi e le possibilità che ci sono attraverso la società civile, il pubblico e il privato insieme. In Toscana le reti di sostegno alla povertà si stanno irrobustendo con un coinvolgimento sempre più ampio dei soggetti attivi nel settore sociale. E l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha parlato anche riguardo alla decisione della Regione Veneto di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto del governo sull'obbligo dei vaccini per i bimbi da 0 a 6 anni. Sentiamo le sue parole.
Mi sembra una posizione politica, per la verità. Mi sembra che si voglia far politica sulla salute delle persone, quindi la giudico sicuramente in modo negativo. Peraltro, francamente, non vedo dove stiano i presupposti. Insomma, sono curiosa di vedere poi il ricorso, che adesso è solo annunciato. Ma sono curiosa di leggerlo, perché voglio capire quali sarebbero anche i presupposti giuridici. Noi avevamo ipotizzato, approvato una proposta di legge sulle vaccinazioni che sapevamo si collocava in limine legis per quello che riguardava per esempio le scuole materne e i vaccini che all'epoca erano solo consigliati e non obbligatori, come sono diventati adesso con il decreto nazionale, ma sicuramente avevamo la consapevolezza che ci fosse la competenza dello Stato a legiferare in materia. Sapevamo che la competenza, cioè l'esatto opposto di quello che dice il Veneto, sapevamo che la competenza delle regioni poteva essere discutibile, anche se io ritenevo doveroso comunque fare il tentativo di una legge su questo tema, ma sicuramente c'è la competenza dello Stato, quindi faccio fatica a capire sotto il profilo concreto dove stiano gli elementi di impugnazione del decreto del governo. Si può non essere d'accordo, ma da qui a sostenere che sia incostituzionale, insomma, mi pare complicato. E adesso andiamo a Viareggio, dove un uomo è morto dopo essere caduto nel lago di Massaciuccoli. L'uomo, un romeno di 50 anni, era infatti a pescare in compagnia di un amico che poi durante la notte si è addormentato. Quando si è risvegliato si è accorto che l'amico che era con lui era caduto nel lago ed era affogato. Inutili i soccorsi del 118, sul posto sono intervenute anche la polizia e i vigili del fuoco per recuperare il corpo senza vita del pescatore. E adesso cambiamo argomento, è stata istituita la commissione d'inchiesta sul caso Giurlani. Il Consiglio regionale infatti dato l'ok sulla commissione d'inchiesta relativa ai finanziamenti della regione ad Uncem dopo l'arresto dell'ex sindaco di Pescia. Sentiamo. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, dopo una lunga riunione, ha deliberato all'unanimità l'istituzione della commissione d'inchiesta sui finanziamenti regionali ad Uncem. L'Unione dei Comuni Montani, presieduta dall'ex sindaco di Pescia Oreste Giurlani, per 12 anni. Dal 1 giugno scorso Giurlani ha gli arresti domiciliari per peculato per la gestione dell'ente montano. La commissione sarà istituita nelle prossime settimane, durerà 9 mesi e sarà finalizzata alla verifica ed al controllo delle modalità di spesa e di rendicontazione da parte di Uncem Toscana dei fondi pubblici erogati tramite la Regione, al fine di verificare i rapporti tra Regione e Uncem. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, insieme ai membri dell'Ufficio di Presidenza Giovanni Donzelli e Antonio Mazzeo. È arrivata alla fine a un parto unitario, la commissione parte, la commissione Uncem sarà una commissione che porterà trasparenza, analisi dei fatti, obiettività e ritengo sarà un servizio a tutta la Toscana. Dopo una proficua discussione in ufficio di presidenza siamo riusciti a trovare un testo della delibera istitutiva della commissione che tiene dentro maggioranza e opposizione. L'intesa tra maggioranza e opposizione è stata raggiunta dopo la riunione dell'ufficio di presidenza. Il contendere era sul titolo e quindi l'oggetto dell'inchiesta. Per quanto riguarda la dicitura inerente ai fondi regionali erogati a Uncem, l'intesa è stata trovata non facendo riferimento alla legittimità o meno dei fondi regionali erogati all'ente montano. Vedremo alla fine cosa c'era di legittimo e cosa non c'era di legittimo, cosa c'era di lecito e cosa non c'era di lecito, cosa c'era di corretto e cosa non c'era di corretto. Ovviamente noi quando partiamo con le commissioni d'inchiesta auspichiamo che sia corretto il più possibile, in questo caso però partiamo anche con qualche dubbio, auspicando però che le istituzioni ne escano il più possibile a testa alta. E adesso parliamo dei direttori dei supermusei, è stata infatti sospesa la sentenza del TAR, lo ha deciso il Consiglio di Stato e intanto i direttori cosiddetti cancellati potranno tornare al loro posto fino al giorno della sentenza. Questione direttori musei, sospesa la sentenza del TAR. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, dopo le due sentenze pronunciate dal Tribunale Amministrativo del Lazio, di annullare le nomine dei 5 superdirettori di altrettanti musei nazionali nel prossimo ottobre, contestandone i criteri di selezione. Difatti, secondo il TAR, non vi sarebbero state le condizioni necessarie per far accedere alle selezioni i candidati non italiani. Così spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi in merito a tale sentenza. Nel frattempo ha sospeso il pronunciamento dei giudici amministrativi
amministrativi ed i manager, individuati dal Ministero della Cultura con un'apposita selezione, potranno così riprendere il loro posto e tornare in servizio almeno fino al giorno della sentenza. Tra loro vi è anche il toscano Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e natio di Cortona, che si è dichiarato immensamente felice della decisione. Tra gli altri musei interessati vi è poi il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, le Gallerie Estensi di Modena e il Palazzo Ducale di Mantova. E ieri sera è andato in scena il Polimoda Fashion Show 2017, la sfilata conclusiva degli studenti della famosa scuola di moda fiorentina, avvenuta nella cornice della 92esima edizione di Pitti Immagine Uomo. Nella cornice di Pitti Immagine Uomo 92 si inserisce anche un evento divenuto ormai iconico nel panorama del glamour fiorentino, la sfilata del Polimoda che sancisce la chiusura dei 4 anni scolastici. 20 giovani talenti emergenti hanno messo in mostra le loro creazioni nella splendida cornice di Villa Favard a Firenze, sede dell'istituto. 20 collezioni super selezionate su 2000 ragazzi che frequentano questa scuola, di cui metà di fashion design. Sono collezioni di abiti che vogliono rappresentare l'identità di questi 20 ragazzi e il loro cambiamento nel tempo, perché sono stati con noi 4 anni, sono entrati bambini ed escono uomini, e uomini e donne ovviamente, però uomini nel senso esseri umani. Questo è un punto a cui noi teniamo tanto, perché come scuola si insegna a lavorare, ma si insegna anche a crescere. Tell Me About You è il filo conduttore che lega le collezioni, un forte bisogno di espressione di un'identità slegata da stereotipi di genere, provenienza geografica o appartenenza sociale, fusa come un esoscheletro con la personalità di chi indossa gli abiti. Devo dire, le storie principali sono storie che riguardano il distacco dalla famiglia e sono storie di ragazzi che in qualche modo si emancipano per diversi motivi, ma sono anche storie che poi evolvono verso una maggiore consapevolezza, per esempio sul riciclo di materiali, che è molto importante al giorno d'oggi, perché noi sappiamo che la moda è uno dei principali settori che inquinano, e i nostri ragazzi invece sono molto consapevoli sull'utilizzo dei materiali e ci stanno molto attenti. Questo secondo me è un punto importante. Presente a giudicare gli abiti una giuria d'eccezione composta dai nomi più influenti della moda contemporanea. Uno show che in tutte le sue edizioni, compresa questa del 2017, rappresenta una vetrina fondamentale per promuovere i talenti che nei prossimi anni animeranno le passerelle di tutto il mondo. E arriverà presto un festival delle bande nel parco di Pratolino. È infatti uno dei progetti del piano di rilancio del parco discusso in Consiglio Metropolitano. Vediamo. Il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in una location d'eccezione il 14 giugno 2017. Sindaco e consiglieri sono infatti andati in trasferta a Pratolino per definire, oltre all'ordinaria attività amministrativa, anche la prosecuzione del piano di rilancio del Parco Mediceo, che dal 2013 rientra nei siti UNESCO insieme alle altre ville e giardini medicei. È recente la ristrutturazione delle scuderie all'interno delle quali è stato collocato il Museo dei Modelli Lignei dei Teatri di Epoca Medicea, ma sono tanti i progetti allo studio per portare Pratolino a 50.000 visitatori a stagione e per fare dell'area di Villa Demidoff un polo di attrazione per eventi legati al turismo congressuale e non solo. Siamo già al lavoro per mettere a punto un piano sia di definitiva abilitazione di questo luogo attraverso le autorizzazioni alle agibilità per utilizzare anche gli immobili storici, sia dal punto di vista della promozione verso i cittadini e a livello internazionale verso il turismo congressuale e i grandi eventi. Tra i progetti che si stanno definendo per diversificare il pubblico presente nel parco, un festival delle bande da tenersi proprio a Pratolino. Una cosa importante che stiamo cercando di mettere in piedi, proprio legata al territorio, alla città metropolitana, è un festival delle bande. Un festival delle bande che è la banda è un'associazione che è attiva all'interno di quasi tutti i comuni, per cui un'area alla volta. Quest'anno cercheremo di partire da Mugello, porteremo all'interno del parco le bande, perciò con le bande verranno le famiglie, con le famiglie verranno gli amici e sicuramente conosceranno questo parco anche persone che lo hanno vicino e che fino ad ora non hanno mai avuto la possibilità di entrarci. E ancora, la città metropolitana è al lavoro per riaprire la parte nord del parco, quella di Montili, particolarmente bella. Un altro progetto aperto è quello per la realizzazione di un giardino delle farfalle, ovvero un'area verde con piante capaci di attrarre le farfalle presenti nel territorio.
E oggi sarà una giornata critica per la mobilità cittadina fiorentina. I provvedimenti consueti legati alle operazioni di disinstallamento di pitti immagine uomo alla fortezza d'Abbasso, si aggiunge lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici. La Polizia Municipale ha per questo predisposto un servizio speciale con una trentina di agenti dedicati sia alle operazioni sia alla viabilità circostante. Dunque è tutto per questa edizione di Studio TG e a tutti l'augurio di una buona giornata.